Hey Cooge, ben ritrovati dal vostro Androlink 91 in questo nuovo episodio di Nazwe Heaven Ghost Trackers 2013. Quante volte l'ho detta sta frase? Troppe volte ho detto, troppe volte, ma oggi, finalmente, andremo ad affrontare una squadra particolare, la Ogre. Beh, che c'è di particolare nella Ogre? Nulla. È solo che sembra sia forte. Non l'ho voluto affrontare quando finì appunto questa prima parte di gioco perché... Insomma, diciamo che livello 4 a quel tempo era fattibile, ma non troppo. Ho preferito aspettare. Come ho detto, ho messo Victor Blade e Paolo Bianchi dietro, mentre ho messo Byron e Tescat davanti insieme a Njord. Afrodite ancora sta nel team, presto lo leverò e metterò qualcun altro di più spessore. Bello lo stadio degli Ogre, molto bello. Però distruggeremo il loro spirito oltre ai loro corpi. Inoltre, a livello 75 di potenza, di legame, non di potenza, che potenza è, di legame, Bailong e Tescat imparano Zero Magnum. Non ho l'idea dell'italiano, non, sinceramente mi interessa poco a questo punto, però l'ho data a Tescat, a Bailong, perché Tescat ha uno spirito guerriero che è wow. Vediamo un po' così se ce la facciamo. Perché lo spirito guerriero di Tescat è molto bello, mentre quello di Bailong mi lascia indifferente, anche se a me piacciono i draghi. Ma a me non piacciono i draghi cinesi, a me piacciono i draghi... I draghi occidentali, se vogliamo chiamarli così. Quelli orientali non proprio. Bailong, ci siamo? No! Se solo si riprendesse qualche secondo prima... Qualche decimo di secondo. Bastava due decimi di secondo in più. Ardalo! Potevo fargli un bel fallone. Ok, questo è preoccupante. Vado al massimo, vado al massimo. Udada. King Fire. Yeah, bruciata. Questa mi sa che sarà leggermente più difficile, eh. Eh no, tatino bello. No, te ne vai a casa. Dannazione. Sprint up. Mi tocca passarla perché non ho potuto fare nulla. No, potevo caricare lo spirito guerriero? No, perché mi avrebbero preso palla. Però sono nell'area. No, se hai voltage... Ecco, hai voltage in montagna, quindi non passerà mai. Devil Burst, che è di tipo fuoco. Non passerà mai Devil Burst, no. Un'armata militare che vuole ucciderti. Gli dici di andare all'inferno. Insomma. Ixo. Se però io riuscissi a correre leggermente di... montagna contro montagna? No, montagna contro nulla. E invece riprendo palla, guarda un po'. Ma ragazzi, qualcuno carico c'è? Ma non c'era neanche nel cerchio. Neanche ci arrivava a sfiorarlo. Che rottura sta cosa. Che rottura. Rottura. Semplicemente non... Evitiamo di usare un linguaggio inappropriato. Anche se sarebbe molto appropriato il linguaggio in certi casi. Senti, se pari anche questa... Questa dovrebbe essere montagna, lo stesso. Quindi se fa high voltage, dovrebbe essere pari. High voltage, sì. Perfetto, vedi? Montagna contro montagna, gol. A meno che Odin Sword non è di un altro elemento. Dopo lo vedrò comunque sia. Perfetto, vai. Buono. Al proprio
quando stava lì, appena ho lasciato si era già caricato. Vai, perfetto. Vai, questo è gol sicuro. Con lo spirito guerriero. Sì, vabbè, sti cosi. High voltage. Yeah, guardali. Fatevi un bel pisolino. Da non riuscire a farli a un 2-0 nel giro di qualche secondo. Ci ho messo davvero poco. Però quello che vorrei fare io è con Bailong. Print Magnum. Dai, ma com'è possibile? Oh, all'avversario sempre riesce di prendermi. Quando tocca a me mai. Tatino bello, pure io sto in burning. Non ce la fai a farmi gol. Non ce la fai. Prendendo faccio le corna, perché se no. Non so perché a me è finito proprio insieme a loro quando doveva finire qualche secondo dopo, tipo 2 secondi più tardi. Invece è finito insieme. Proprio non c'è rispetto, non c'è rispetto. Questa potrebbe essere davvero difficile. E infatti è gol. Vabbè. Questa era difficile da parare questa, dai. Non ce la facevo. Un tiro di quella potenza. Triplo poi. Fosse stato doppio ce l'avrei fatta, ma triplo. Perché? Io lo faccio perché sono cattivo. Va bene? E vai via. Bello, 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 bello. La slotto, amodo. Potenza, 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 potenza. Vai, solo a 3. E una c'è un'altra volta, altre 2, altre 3. No, solo 5 volte l'ho potenziata. Oh, ragazzi. No, no, anche c'è l'elemento a favore, non ce la fai. Oh. Che fatica, che fatica. Si fatica. Faccio di un lavoro manuale. Vabbè. Non ce la farò mai a farla. Ah, offside. Vabbè, tanto che siamo al recupero. Vabbè. Però intanto siamo 3-1, il che non è affatto male. Va molto bene la partita, non posso lamentarmi. Ehi. Buono, ci voleva un passaggio un pochino più. E mo come la mettiamo? Oh, Britannia Cross. Che bella. Maledetto nano dal giardino. Ce la facciamo? Ce la facciamo! Eccolo, voglio farlo lo stesso, non mi interessa nulla.
Oh, molto a posto, molto sono soddisfatto. Ma dai, ma non è possibile! Ma una volta che riesco a farlo! Che è successo qua? Oh. Eh certo, ovvio che lo para, no? Grazie. Dopo che ti hanno indebolito, grazie che lo pari. Ignorante. Poverino, gli ho fatto fallo. E allora che se lo prendesse? Gli animi si stanno scaldando. Ma dove vai contro Valkyria Brunhilde? Certo, Brunhilde, vabbè. C'hanno sempre modo loro di parlare giapponesi, però vabbè, dai. Si capisce. Valkyria Frigg. Pronti? Vai. Col ghiacciolo. Icicle Roddo. Dai, fammi vedere come lo pari. Oh, non puoi. Eh già. Goru. Bene, siamo pronti allora. Oh, come scarico, come scarico. Oh, eccolo. Ah no, lui può solo fare... Niente, scomparso. Oh, però. No, ragazzi, se rifà... No, non fa il break, fa... Lancia micidiale. Questo lo paro easy. Easy peasy lemon squeezy. Buono. Siamo solo a metà, ragazzi. Ma non ti può prendere una calvizie istantanea. Ti faccia cascare tutti quanti i capelli. Eh certo, che faccio passare? Andiamo un po' con cenere nera. Potevo caricare fino allo spirito facilmente. Basta che mi avanzavo un pochetto. Però volevo fare con cenere nera. Per togliermi lo sfizio proprio. È di tipo foresta. Quindi non dovrei avere problemi. E invece ci do problemi. Praticamente sono neutri contro la foresta e montagna. Si neutri. Eppure. Non dovrebbe avere problemi con quelle manone. Eppure, eccolo! Eppure l'armatura arriva! Come un Saint Seiya. Tsurugi indossa l'armatura di Pegaso. Beh, Lancellotto, però vabbè, insomma, ci siamo capiti, dai. Per difendere la dea Atena dal malvagio Ade. No, i tuoi intrighi non ce la faranno a fermarmi, ed infatti è gol. Gioisci della tua sconfitta, perché sarai purificato. Il tuo spirito verrà lavato nelle fiamme eterne che divampano nell'oblio dal quale tu sorgi. Non ho finito tutto quanto le parole belle. Non so cosa sto dicendo. Il concetto ce l'ho chiaro, nella mia testa è chiaro il concetto, poi esprimerlo che è difficile. A esprimerlo mi è difficile, non so perché, però qui dentro è chiaro. Dovrei scrivermele le certe cose, no? Il problema è che mi vengono al momento.
Ora siamo nell'area, vediamo se dall'area ce la facciamo a fare gol. Non ho visto di che tipo era, proprio mi è sfuggito di mente. A vederla sembrerebbe vento. Ah però. L'occasione c'è stata di farla senza alcun problema, quindi l'ho presa al volo. E abbiamo anche fatto gol perché ha fatto trappola elettrica, gabbia elettrica in italiano. Quindi sono più che soddisfatto. Non ti faccio passare stavolta, te lo scordi. Se riesco a fare un contrasto un contrasto buono. Ah, non si è caricato. No, ha preso la spinta invece. Vabbè, dai. Tanto non è mai finito il... No, a farlo tirare proprio. Vabbè, dai. Adesso spia! Pariamo quest'ultimo tiro della squadra avversaria che cerca di arrancare anche per un solo gol la classifica con i punti, dato che sono... veramente loro sono in casa, quindi... Che punti fanno? Un punto, ha fatto un gol, fanno un punto. Fuori casa valgono doppi. Ah, già. Già, mi dispiace, ma... Niente, avete perso 6-1. Quindi rimarrete confinati qui per sempre. Anzi, tornatevene nel vostro tempo, che fate più bella figura. La cosa buona di questo gioco è che loro possono diventare sempre più forti. Però, cavolo. Questo col risveglio arriverebbe a presa A, tranquillamente. Ma non sono male, però... No, non ho reclutato nessuno di loro. E questo video si autodistruggerà in pochi secondi, quindi concludiamolo velocemente. Io come sempre, Cuj, vi ringrazio per aver seguito ormai. Questa frase la ridico in tutti i video, ma è importante. Per me è importante dirla perché mi fa piacere che mi seguiate. Inoltre vi ricordo che in descrizione trovate i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!